vorrei invitare il dottor Roberto Mancin per il suo contributo. Lavoratori e benessere, soddisfazione. Il dottor Roberto Mancin è responsabile dello sviluppo di sistemi e tecnologie informatiche innovative presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino e 20 anni fa, negli anni 1995-96, è stato cofondatore del Centro di Ateneo per i Servizi e la Ricerca in materia di disabilità, riabilitazione e integrazione, come rappresentante, quella volta, degli studenti con disabilità del nostro Ateneo. Grazie Roberto. Grazie Laura. Mamma, quanti siete! Non ho mai parlato davanti a tanta gente in epidemia. Quindi, siccome sono sicuro che la mia disartia fra un po' mi renderà un poco intelligibile, allora io ho scritto nelle mie slide tutte le cose importanti che dico. Quindi, se non capite qualcosa, le cose importanti le vedete lì. Allora, titolo, ringrazio anche la professoressa Nota che conosco da anni e anche il mio direttore, il professor Perilongo, che mi ha autorizzato. Noi personale tecnico amministrativo non possiamo partecipare in orario lavorativo a questi eventi, però la dottoressa Metto ha autorizzato tutto il personale a partecipare previa autorizzazione dei propri responsabili, quindi eccomi qua. Allora, il titolo del mio breve intervento è: si parla di inclusione per tutti, ha parlato il rettore di universi per tutti, ma questo per tutti e anche per il personale tecnico amministrativo con disabilità. E io sono, come ha detto lei, un raro esemplare maschio di informatico pediatrico. Sono laureato in informatica, per cui amo la tecnologia. Quindi, per stare nei 10 minuti di tempo, userò un dispositivo tecnologico per misurare 10 minuti, che si chiama Clessidra ed è uno strumento di precisione, quindi dura 10 minuti, ce la farò. Allora, una nota sull'accessibilità di questa slide. I contenuti essenziali veicolati durante la presentazione sono sia sonori che visivi, quindi se non vedete mi ascoltate, se non sentite guardate. I colori che userò non servono, non veicolano informazione, quindi se questa slide è stampata in bianco e nero oppure avete problemi con i colori, non importa. E queste slide dopo le metterò disponibili a tutti perché sono pubblicate con licenza Creative Commons grazie a un atto di indirizzo approvato dal Senato Accademico 7/7/2008 che autorizza il materiale creato da personale tecnico ad essere rilasciato con questo tipo di licenza. Ultima cosa, questa presentazione è a norma di legge 4/2004. Cos'è la legge 4/2004, vecchia ma aggiornata anche nel 2013? Si intitola Disposizione per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Segnalo l'articolo 5 che parla di accessibilità degli strumenti didattici e formativi e parla nel comma 1 di scuole di ogni ordine e grado, quindi anche l'università. L'articolo 12 fa un riferimento a una legge molto intelligente perché si aggancia alle normative internazionali e alle direttive dell'Unione Europea, quindi di fatto è sempre aggiornata perché la tecnologia, a parte la mia clessidra che è un po' vecchia, però la tecnologia evolve molto più rapidamente della giurisprudenza. Allora adesso farò una scenetta in cui gli attori sono, purtroppo il magnifico rettore Rosario Rizzuto non c'è, però ha delegato Laura Nota a occuparsi di questione di disabilità in Ateneo.
e quindi lei farà la parte di Rosario Risuto. Poi c'è un lavoratore anonimo per l'inclusione che ha scritto la locandina della giornata di oggi, che penso, credo, dello stile che sia sempre lei, quindi lei farà anche la parte in blu. Io farò la parte del tecnico informatico. Vai, Laura. Scusi, premetto. Queste cose le ha dette veramente il professor Rosario Rizzuto in campagna elettorale. Le scritte sono visibili tutte, vediamo se le mantiene. Le premesse sono buone, vai. Come mette in guardia la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone con vulnerabilità di vario tipo, come quelle con menomazioni e disabilità, anche se in possesso di elevati titoli di studio, risultano particolarmente a rischio di disoccupazione, di sottoccupazione o protesi, ad accontentarsi di lavori scarsamente soddisfacenti. Il problema dell'inserimento lavorativo è enorme per i neolaureati, ma drammatico per coloro che hanno una disabilità invalidante. Entrare nelle categorie protette rende più facile trovare un lavoro, spesso però scarsamente soddisfacente. Io ho notato un errore anche oggi, ma è tipico, che si tende a considerare sinonimi disabilità e invalidità. Invece sapete benissimo che si può essere disabili senza avere un'invalidità certificata, oppure si può anche essere invalidi appartenere a categorie protette, avere una disabilità, non avere disabilità, per esempio diabete o altre cose che non comportano una disabilità. Disabilità vuol dire abilità alterata, non abilità diversa, come si dice alternativa, ma abilità. Esistono quindi invalidità e disabilità, sono due cose diverse. In Ateneo ci sono persone con disabilità e invalidità e questi hanno la, tra virgolette, fortuna di poter appartenere alle categorie protette e quindi avere più facilmente un lavoro, anche se è un lavoro spesso non soddisfacente. E le persone invece che hanno solo una disabilità, andiamo avanti. Come indica una copiosa letteratura, quelle organizzazioni lavorative che dedicano attenzioni e cura al proprio capitale umano, compresi i lavoratori con disabilità, fanno registrare maggiori livelli di produttività e di soddisfazione lavorativa. Proprio l'ho preso stamattina questo grafico tratto dall'inchiesta sul benessere organizzativo. E magari in piccolino un problema di accessibilità e mi dispiace, non ci ho pensato. Comunque interessante la domanda B09, dice: sono trattato correttamente con rispetto in relazione alla mia disabilità, se applicabile? Ed incredibilmente il 50% dei dipendenti che hanno risposto ha detto: questa domanda è applicabile, io sono disabile. Uno dice: come, 50% dei dipendenti è disabile? Non è la domanda siete invalidi. Per legge il 7% dei dipendenti dell'Ateneo dovrebbe appartenere a categorie protette. Magari ne vedete meno perché non tutte queste invalidità sono visibili. Però il 50% del personale in questo dipendente dice di avere una disabilità non invalidante, però è da tenere in considerazione. Il 43%, quindi il 50% a che si autocertifica, meno 7 di legge del personale, ha risposto all'indagine sul personale 2014 e autodichiara una disabilità poco invalidante, oppure invalidante ma per motivi personali dice: io non voglio che venga certificata. Per esempio, io sono invalido civile al 46%, ma io ho voluto fare un concorso per un concorso normale e sono orgoglioso di non essere informatico pediatrico perché appartengo, ma
perché mi è andata bene quel giorno. Interessante sarà studiare i livelli di produttività e la soddisfazione lavorativa di circa 1000 colleghi con disabilità invisibile o nascoste. Caro Roberto, grazie per la lettera e l'apprezzamento espresso. Sono assolutamente d'accordo con le tue proposte, con l'idea di adottare una filosofia e un modo d'agire che non si limiti agli studenti o al periodo di studio all'università. Dovremmo, con la stessa lungimiranza di sempre, anticipare i tempi con soluzioni all'avanguardia e di eccellenza, rivolte a tutta la nostra comunità e al territorio, nessuno escluso. Con forte convinzione mi impegno in tal senso per il futuro, cordiali saluti. Allora, questa è una risposta a una lettera che ho mandato io e ancora in campagna elettorale, quindi ho detto vediamo se mantiene. Di fatto la prima cosa che ha fatto il rettore, lo posso dire perché non è presente, quindi non sembra un'adulazione, però il primo giorno lui ha voluto presenziare un convegno in memoria di Aslan. Non è potuto venire perché proprio in quel momento aveva passaggio delle consegne. Però anche aver organizzato queste cose, se, come si dice, se la giornata si vede da buon mattino, una cosa così, fa ben sperare che dopo 8 secoli di storia questo universo, universis, non si è rivolto al mondo, alla cultura, ma si è rivolto anche al personale, gli studenti e le persone che vivono in Ateneo, i docenti. E poi mi è molto piaciuta di questo perché appunto sono un informatico, soluzioni all'avanguardia. E io adesso farò male a qualcuno, ma pazienza, no. Più avanti, prima c'è questa dell'anonimo. Guarda. L'evento vuole ribadire l'importanza che l'Ateneo pone su questa questione, l'investimento nel dare vita a forme innovative di inclusione con un'agenda di azioni, nella consapevolezza che è necessario lavorare con fiducia e tenacia in favore dell'inclusione per far assaporare a tutti i suoi vantaggi, continuando però a stare allerta in quanto le minacce nei suoi confronti continuano ad essere numerose. Io ho finito. Non è lei, è professor Soresi, vabbè, comunque ci sono andato vicino. Qua è finito, ma io sono arrivato alla decima, quindi finisco con l'immagine che vi farà paura. Questo è per me il futuro dell'Ateneo, ma mancano 5 anni, non di più, guardate. Avremo presto, e da noi pediatria sarà questione di un anno, perché li stiamo già acquistando, dei robot guidati da persone che momentaneamente non possono alzarsi da letto, uscire di casa, come quando si rompe la nostra macchina, partiamo in carrozzeria, ci danno l'auto di cortesia per continuare a lavorare, a vivere. Così presto anche in ospedale, quando tu devi stare 2 settimane, 3 settimane, 1 mese di più, ti daranno un corpo di cortesia per continuare a fare le cose. Non sono robot intelligenti che fanno tutto per conto loro, sono telecomandati. Quello che vedono loro lo vede anche il bambino o la persona che li guida. Questa è inclusione, non è inclusione quella che c'è adesso nelle scuole dove una telecamerina inquadra docente, ma scuola non è solo lezione, è anche poter andare nei corridoi a parlare con gli altri bambini e poter andare in palestra. Quindi io credo che un futuro, ma molti di voi so che non saranno d'accordo, ma un futuro per permettere l'inclusione è quella dei corpi di cortesia. Grazie. Ringrazio il dottor Mancin per la vigilanza nei confronti di alcune tematiche, costante, l'attenzione a l'importanza nei confronti della soddisfazione lavorativa delle persone e questo sguardo al futuro
futuro.